Buon pomeriggio amici rossoneri, oramai è arrivata quasi l'ufficialità di Morata, è arrivato il primo acquisto, oramai lo sapevamo, l'avevamo capito da tempo e in questo video mi spingo un po' più in là, anziché portarvi i solite statistiche, dati di un calciatore che alla fine conosciamo tutti. Oggi ho scaricato il report scouting di Y Scout, con il contratto che ho firmato con loro, ne ho uno al mese. Questo mese ho voluto dedicarglielo a Morata, che è il fantomatico attaccante che tanto avevamo bisogno. Poi vediamo se ne arriverà un altro, sempre pensando all'uscita di Jovic. Poi in quel caso, comunque, per il momento accontentiamoci di Morata. In questo video andiamo a scoprire delle cose che ancora nessuno vi ha detto su questo calciatore. Come detto, un report scouting fatto da osservatori professionisti. Noi andiamo a vedere un po' di cose, pregi e difetti, ovviamente, perché non è tutto oro ciò che luccica. Con Morata ci porterà tante cose positive, qualcosa anche, vedremo anche qualche dato inaspettato, altre che conosciamo già, e poi ovviamente ci saranno anche delle cose nelle quali probabilmente è per quello che Milan vuole andare a prendere anche un altro profilo con caratteristiche un po' diverse, perché appunto, come andremo a vedere, tante cose positive, ma anche ovviamente qualcosina da andare a vedere e controllare assieme qua in questo interessantissimo video. Come sempre, un bel mi piace, iscrivetevi se non l'avete fatto e iniziamo subito con questo report scouting e partiamo da questa prima immagine, questa qua. La fermo un attimo. Questi qua sono i tiri fatti verso la porta da Morata. Vedete, 32 col piede sinistro, abbastanza per un destro naturale, 45 colpi di testa, buonissimo dato anche quello lì, 54 tiri di destro. Ovviamente questo report scouting della scorsa stagione nella Liga, ok, considerando solo le partite della Liga. Vediamo quindi che iniziamo a capire che è un attaccante non ambidestro, però che sa calciare con il sinistro e ci prova. 32 volte per un destro naturale contro le 54 i piedi destro sono comunque parecchie. Vediamo oltretutto dentro l'area di rigore 109, quindi più di direi quasi 3 volte a partita prova il tiro da dentro l'area di rigore, quindi un bel dato di un Morata che noi conoscevamo nel campionato italiano, che non faceva tanti gol, ma come andremo a vedere ha migliorato molto la sua fase realizzativa. Ottima anche la precisione di tiro in porta, quando si tratta di una percentuale superiore al 40% va sempre bene, nel caso di Morata siamo vicini al 46%. Poi fuori dall'area di rigore non ha ovviamente un tiro eccezionale, ok, infatti ci ha provato 21 volte prendendo la porta solo 6, quindi in quel caso la percentuale scende molto, ma quello lo sappiamo, Morata non è un calciatore che ha un tiro da fuori favoloso, solo un gol per lui da fuori area nella scorsa stagione, però come detto in area molto molto presente. Vediamo poi dopo i cross, ottimi i tiri in porta, veramente ottimi dopo i cross, una percentuale vicina al 60% di precisione, quindi un calciatore che sa ricevere molto bene i cross. Sappiamo che nel gioco di Fonseca le ali o i terzini che avanzano sono molto importanti, quindi un calciatore che sa finalizzare bene appunto i cross ricevuti dalla fascia. Dopo su calcio piazzato invece non si sa muovere tanto bene, vedete una precisione di appena del 21% provandoci pochissime volte oltretutto, quindi non è in questo caso un calciatore da calcio piazzato, da segnare di testa su calcio piazzato, si invece bravo a segnare di testa, di destro, di sinistro dopo un cross. Cosa cambia? Ovviamente un calciatore che ha bisogno di un po' più di spazio appunto per essere decisivo quando c'è quell'ammucchiamento in area, come andremo anche a vedere più avanti. Non è un calciatore che vince tanti duelli e i duelli aerei appunto fanno parte anche di una statistica importante per quanto riguarda la realizzazione dei gol. Nel caso di Morata, come andremo a vedere, i duelli, lo vedete anche qui in alto nelle statistiche, non è decisamente la sua migliore statistica. Per lui è appena un 38% di duelli vinti, quindi mi fa pensare come il possibile arrivo di un secondo attaccante, come detto, non un terzo, perché se arriva un secondo probabilmente uscirà Jovic, sarà un attaccante fisicato che ci permetta appunto di vincere duelli in area ed essere magari decisivo anche nei calci d'angolo. Passiamo alla seguente immagine, ingressi in area di rigore, anche in questo caso ci dà una prospettiva di quello che è il calciatore. Un calciatore, vedete, che svaria indipendentemente a destra, a sinistra, non ha una zona preferita dove agisce. Altro dato molto importante per il gioco di Fonseca, perché gioca con una punta centrale, deve essere bravo a lavorare tanto sulla fascia destra che sulla fascia sinistra che in zona centrale,
qua vediamo appunto Morata, ingressi in area di rigore pressoché uguali in tutte le zone del campo. Dato poi molto interessante sono i dribbling nella tre quarti, vedete che è un calciatore, quelli in blu sono i dribbling seguiti da un gol, quelli in nero i dribbling seguiti da un tiro e quelli bianchi i dribbling che non hanno portato poi a niente se non a un possesso palla. Però vediamo che in questo caso Morata non è un calciatore sicuramente che dribbla tanto, però quando dribbla è per provare il tiro, mi sembra molto chiaro in questa immagine, ogni tanto poi fa gol, ogni tanto no, però un calciatore molto effettivo da questo punto di vista, infatti se vediamo la sua data, la sua statistica di dribbling riusciti è un 50% provandoci 3,5 volte a partita, quindi ci prova poco, però ha una percentuale buona di dribbling riusciti. Oltretutto questo ci fa capire com'è un calciatore che appunto dribbla solo quando sente che può provare il tiro o può provare comunque a servire un compagno e vedere di fare gol, quindi calciatore intelligente, che era una di quelle cose che Fonseca aveva detto nella conferenza di presentazione, un calciatore bravo nelle decisioni negli ultimi 30 metri e sicuramente Morata lo è. Dati poi molto interessanti sono anche quelli riguardanti il recupero palla, vedete torna tantissimo in difesa, calciatore che aiuta la squadra non solo in fase offensiva ma anche in fase difensiva, altra cosa che sicuramente a Fonseca piace tantissimo, quindi in questo caso pure Morata promosso. Uno dei peggiori dati poi purtroppo sono le palle perse e lo vediamo anche dalle statistiche qui in alto, delle azioni totale riuscita appena un 46%, quindi un calciatore che proprio a causa secondo me della non bravura nei duelli fisici perde parecchie palle. Qua lo vediamo, purtroppo come detto non si può avere tutto dalla vita, è un calciatore che qualora si trova davanti un difensore, un mediano che lo aggredisce e appunto gli fa perdere il duello, destinato a perdere palla, quindi in qualche partita può andare bene, però ci sta a questo punto che il Milan voglia come detto andare a prendere una seconda punta magari un po' più fisica, perché ci saranno partite e partite, Morata ne giocherà qualcuna, l'altro attaccante probabilmente ne giocherà delle altre. Interessantissima poi come vi ho detto la statistica di tiro in porta, pensate Morata 14esimo in tutta la Liga l'anno scorso, che è comunque un'ottima posizione, ha provato il tiro 63 volte verso la porta, quindi un'ottima statistica, pensate a un calciatore che con le parti giocate di media almeno 2 volte tira verso la porta, poi tira più volte ovviamente, tira verso la porta ma senza prendere la porta, però prendendo la porta 63 volte, che va molto bene, una media ogni 90 minuti di 2,71, lo vediamo qua appunto, con una precisione di gol di 0,22 che è la più alta tra questi 10 nomi, il primo che ci ha provato più volte è Rodrigo, però vedete 0,16, Morata tra questi 10 nomi che ci sono qua ben 0,22, quindi come detto un calciatore che sa quando deve tirare, sa quando deve dribblare, calciatore che fa la scelta giusta appunto negli ultimi 30 metri, che era un po' quello che ci aveva detto Fonseca nella conferenza di presentazione. Un dato poi che non è bellissimo, vedete appena 101esimo nei passaggi lunghi ricevuti, non è quindi un calciatore bravo a ricevere le palle alte, ok, passaggi lunghi si intendono palle alte, non tanto passaggi in profondità, perché Morata cerca anche la profondità, però è sicuramente un calciatore da servire palla al piede. E come andremo a vedere più avanti nel tabellero tattico, vi farò vedere quale potrebbe essere una degli schemi offensivi che il Milan utilizzerà spesso con Morata, appunto cercando di fargli ricevere la palla al piede. Questa poi la mappa di calore solo della scorsa stagione, vedete attaccante che comunque si muove molto, non è statico come era Giroud, se andate a vedere i miei vecchi video con la mappa di calore di Giroud sicuramente molto più concentrata nelle zone offensive centrali, Morata è uno che svaria, aiuta tutta la squadra in fase di possesso palla, in fase di non possesso, creando appunto poi tanti spazi per i compagni, vedremo poi appunto se riusciranno gente come Chukwuez, Pulisic o Leao a approfittare di questi spazi che creerà Morata. Un calciatore poi che come vediamo anche da questi dati sembra che parte sempre bene a inizio primo tempo, soprattutto poi a inizio secondo tempo, poi scende un po' nel corso della gara, vedete 36 tiri solo dal 46esimo al 60esimo, quindi un calciatore che non so che sarà che il riposo tra il primo e il secondo tempo gli fa bene, entra sempre carichissimo, poi probabilmente un po' di stanchezza si fa sentire, però vedete che comunque dal 76esimo al 121esimo comunque riprende
la buona scia di tiri, quindi un calciatore comunque che fino all'ultimo non molla, e questo credo che lo sappiamo, calciatore molto professionale da questo punto di vista, secondo me ci farà molto molto bene. Come saranno poi i movimenti offensivi che potrebbe fare Morata, appunto per aiutarci a far rendere meglio tutti i compagni? Qua vi ho ipotizzato una formazione, vi ho messo Samardzic, del quale ho fatto il video questa mattina, vi ho messo Fofana, poi qualcuno mi ha detto no, Samardzic alternativo Fofana, non lo so ragazzi, vedremo, sono due calciatori diversi, quindi non credo che possano essere alternativi, anche se c'è sempre il grande equivoco su Fofana, che in tutti me lo continuate a dire, Fofana davanti difesa, Fofana no, è un centrocampista box to box più offensivo che difensivo, Samardzic è sicuramente molto più offensivo che difensivo, quindi non so se si possono considerare alternativo o no. Io però adesso mi sono divertito a metterli così, se poi volete metterci Bennacer, Loftus-Cheek assieme a Reinders, o Loftus-Cheek sulla tre quarti, Reinders sulla tre quarti, vedete voi, insomma. Io adesso l'ho messo così proprio per cercare di spiegarvi un po' di quelle che potrebbero essere le alternative che avremo qualora ne arrivi uno o un altro, e soprattutto nella formazione 3-2-4-1, che è quella che utilizza Fonseca in fase di possesso palla, ok? Ovviamente non scenderemo in campo così, scenderemo in campo con Teo in fase di non possesso, che viene a fare il terzino, Leao che parte largo, Samardzic, come detto, che potrebbe partire trequartista o potrebbe partire mezzala, ci sono veramente tante alternative, vedremo Fonseca cosa deciderà, però ovviamente noi Morata ci interessa in fase di possesso palla, che molto probabilmente sarà in questo modo. Beh, cosa può succedere? Succede che ovviamente la palla, per dire, in mano a Reinders, viene data a Morata, che è solito scendere a ricevere la palla. Morata qua cosa può fare? Cosa è bravo a fare? Può allargare la palla su Pulisic, che va in fascia, e mette poi un cross in mezzo, dove potremmo trovare Teo sul secondo palo, Leao, lo stesso Samardzic o lo stesso Morata, che vanno a ricevere il cross. Morata cosa potrebbe fare anche direttamente, che lui è molto bravo con i tocchi di prima e le sponde con i compagni, appoggiarle la palla su, per dire, il trequartista nostro, che potrebbe essere, perché uno di questi due è un attaccante che cerca la profondità e l'altro è sicuramente un trequartista con doti diverse. Per quello secondo me il Milan andrà a cercare un trequartista. Qua potrebbe essere, come detto, Reinders utilizzato anche in questa posizione, Bennacer, che però io lo vedrei meglio dietro, Loftus-Cheek, che non ha tanto il passaggio in profondità, però qualora il Milan appunto cercasse un trequartista proprio con queste doti, beh, Reinders che dà la palla a Morata, Morata che l'appoggia al trequartista, e qua la seconda punta che cerca la profondità, oppure la stesso esterno che cerca la profondità, o questo esterno che taglia e va verso la porta. Quindi due situazioni che vedremo tantissimo: Morata che riceverà palla e l'allargherà o sulla fascia o su uno dei due trequartisti, come detto, uno più propenso al passaggio, l'altro più propenso al gol. Li chiamo trequartisti, che poi ovviamente non sono trequartisti, fanno parte poi della zona offensiva, ok? Quindi trequartista è quello più con le doti di passaggio, seconda punta è più quella che cerca poi lo scatto in profondità e il tiro in porta. Comunque situazioni che, come detto, vedremo tantissimo. Queste, secondo me, con Morata in campo, deve essere, come detto, questo attaccante bravo a dialogare di prima e in spazi stretti in queste zone del campo. Poi ovviamente quando qua ci troveremo un difensore aggressivo che con duelli importanti, che può dare fastidio a Morata, allora sì che qua magari una torre appunto più fisicata potrebbe essere più interessante schierarla appunto al posto di Morata. Se poi pensiamo al recupero palla, quindi in fase di non possesso, poi ci schiereremo, per dire, in questa posizione. Poi ovviamente pensando al recupero palla con i duali, che sicuramente poi scenderanno a dare una mano al centrocampo come anche il trequartista, Morata sarebbe un calciatore che, qualora, per dire, la palla venisse recuperata da Teo, potrebbe anche cercare subito lo scatto in profondità. Ovviamente, come detto, non è bravo con i passaggi lunghi, ma con i passaggi in profondità sì, ce la può fare. O potrebbe tornare indietro ed aiutare la squadra lasciando Leao un po' più alto, appunto, e quindi magari con una palla recuperata poi da Morata la scambia con Reinders, che lancia subito il pallone in profondità per Leao. Morata, come detto, che sarà molto molto utile. Io non escludo che appunto in fase di
non possesso palla, ovviamente, sia Morata, magari anche quello che scende più ad aiutare la squadra, con per dire un Reinders, un Samardzic che vanno a coprire più la fascia di sinistra, e Leao lasciato largo davanti in modo da far ripartire l'azione con un velocista come appunto il buon Rafael. Poi in fase di non possesso, come dire, si possono schierare così, secondo me, perché Reinders, come voi sapete, qua io non ce l'ho mai messo l'anno scorso, perché Reinders, come giocava Pioli, il mediano difensivo poi si metteva tra in mezzo ai due difensori centrali, che è quello che faceva anche Fonseca con Lille, però quest'anno, adottando probabilmente un terzino destro bloccato, io Reinders qua ce lo metto, perché poi, come detto, in fase di possesso palla Reinders agisce da mezzala, non agisce da mediano difensivo, quindi staremo a vedere un po' cosa si inventerà il buon Fonseca, però mi sembra chiaro che assieme a Morata, come detto, debba arrivare una mezzala offensiva trequartista con doti di passaggio, di dribbling, perché per Morata è molto importante appoggiarsi a qualcuno appunto e poi sfruttare magari la profondità di Leao, la profondità di Teo o di Pulisic o Chukwueze sulla destra. In questo momento, se non ci fosse Samardzic qua, sicuramente Reinders o Bennacer potrebbero essere i giocatori con migliori doti di passaggio. E poi, come detto, non preoccupatevi davanti alla difesa, perché quest'anno il mediano difensivo, se giochiamo col terzino bloccato, non esiste. Tutti i centrocampisti poi agiranno da mezzali, chi più da trequartista, uno sicuramente, le altre due saranno mezzali che dovranno aiutare la squadra. Ma se in tanti vi chiedete perché non stiamo prendendo il mediano difensivo, è proprio per questo. La risposta è il terzino bloccato, come ha detto Fonseca nella conferenza stampa. Già che, non essendoci il terzino bloccato, ovviamente il terzino avanzerebbe e uno di questi due poi dovrebbe piazzarsi qua in mezzo ai due difensori centrali. E per questo ruolo non è né adatto Reinders, non è né adatto Fofana. Quello un po' più adatto potrebbe essere Bennacer, Adli si potrebbe adattare, ma sicuramente non sono calciatori mediani difensivi che possono poi in fase di costruzione andare ad adottare questa situazione di gioco, né Fofana né Reinders, come detto. L'importante è che ci sia il terzino bloccato, poi qua i centrocampisti si disporranno un po' come vorranno loro. Questo quanto per oggi, spero che vi sia piaciuto il video, come sempre un bel mi piace e ci vediamo alla prossima.